Ben ritrovati al nostro TG Storia. Eccoci alla seconda ed ultima edizione del 2022. Tutta centrata sulla civiltà romana. Senza dimenticare alcuni aspetti legati alla storia della nostra città, Lucera. Per meglio dire, Luceria, l'antica Lucera. E allora, che aspettiamo? A voi il sommario. E io sono Mario, in verità. Ma non tocca a me, ma al sommario. E io sono Lara. Il sommario, in questo caso, come in tutti il TG, è l'elenco degli argomenti, dei fatti che saranno trattati nel corso del TG. Oh, ecco. Bravo! Bravissimo! E finalmente il sommario. I romani dalle origini alla Repubblica. I romani l'impero. Luceria, l'antica Lucera. Dico la mia. Grazie Antonio, andiamo di corsa al primo argomento. Ce ne parlano subito Federico, Luciano, Giancarlo, Maria e Lara. I romani fondarono la città di Roma sui colli vicino al Tevere. In seguito si espansero in tutta la penisola italica e su molti altri territori affacciati sul mar Mediterraneo. Roma è stata fondata nel 753 a.C. I romani si dedicavano all'agricoltura, alla pastorizia, al commercio e all'artigianato. Un'attività importante era la guerra. I romani erano abili guerrieri. Avevano un esercito formato da soldati specializzati e costruivano accampamenti organizzati come città. Fin dal 509 a.C. la forma di governo dei romani era la monarchia. Il re governava affiancato dal senato. I re più importanti furono 7. Il primo fu Romolo, in seguito Numa Pompilio, Tullo Stilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Nel 509 a.C. la monarchia fu sostituita con la repubblica, che durò fino al 27 a.C. Governavano i magistrati, eletti dal senato e dai comizi centuriati. A Roma c'erano due classi principali, i patrizi, appartenenti a famiglie aristocratiche e proprietari terrieri, i plebei, contadini, commercianti e artigiani. Durante la repubblica nacque la classe della cavalleria, composta da cittadini ricchi ma non appartenenti a famiglie nobili. Infine gli schiavi erano prigionieri di guerra o plebei che non erano riusciti a pagare i loro debiti. Mario, ma ti sei accomodato? Eh sì, dopo la corsa di prima. Vabbè. Quatti quatti e lemmi lemmi, passiamo al secondo argomento del nostro TG Storia. Vero Mario? Mario, ma che fai? Dormi? E svegliati! Ma roba da matti! Eccomi, mi ero un tantino rilassato, ma solo un pochino. Dopo la corsa iniziale dovevamo rallentare, ma non dormire. Mamma mia! Ora accelera e andiamo avanti con il telegiornale. Certo, capo. Dei romani e il loro impero espongono gli aspetti più importanti. Chiara, Giovanni, Giampaolo, Gabriele, Matilda, Pier Giorgio ed Emanuele. Va bene così, Lara? Più o meno. Nell'età imperiale i romani vivevano a Roma e nei territori dell'impero, esteso in tutto il mar Mediterraneo. Oltre all'Italia, l'impero romano comprendeva quasi tutta l'Europa, parte dell'Asia Minore e dell'Africa settentrionale.
L'impero romano durò dal 27 avanti Cristo al 476 d.C. Le attività economiche, in particolare il commercio, fiorirono durante l'impero di Ottaviano. Con le crisi dell'impero e il verificarsi di carestie e di epidemie, a partire dal 200 d.C. le terre furono abbandonate e i commerci diminuirono. Nel 27 avanti Cristo i Romani formarono un unico e grande impero, governato dall'imperatore che aveva tutti i poteri. Mentre nel 395 d.C. Teodosio divise l'impero romano in due parti, l'impero romano d'Oriente e l'impero romano d'Occidente. Anche la società dell'impero era divisa in classi sociali: patrizi, cavalieri, plebei e schiavi. E a capo di tutti c'era l'imperatore. I popoli dell'impero veneravano l'imperatore e altri dei. Poi si diffuse il cristianesimo, una religione monoteista. I cristiani furono perseguitati, poi accettati e infine il proprio culto divenne una religione di Stato. I Romani introdussero molte innovazioni, il modello di organizzazione politica e sociale. Costruirono grandi opere pubbliche come le strade, gli acquedotti e i ponti, edifici come il Circo Massimo, il Colosseo e le terme. Passiamo alla storia nostrana. Non alla cucina nostrana? No, mi dispiace, è ancora presto per mangiare. Accidenti, dobbiamo ancora lavorare. Certo, ci riferiamo alla storia della nostra città, anche se solo a poche informazioni. Non basterebbero 2 ore di TG per parlarne in modo esauriente. No, sbrighiamoci, mi è venuta una fame. Cominciamo con Aldo che ci illustra il popolo che in età preromana si è insediato in provincia di Foggia e ne porta il nome Daunia e che ha contribuito allo sviluppo della nostra città, i Dauni. I Dauni si stabilirono a nord nel territorio foggiano e comprendevano il Gargano, parte dell'attuale Bat e Melfi che si trova in Basilicata. I Dauni avevano origini mitiche dal re illirico Dauno. Illirico perché? Perché provenivano dall'Illiria, che si trova in Albania. Il re Dauno, che significa lupo, aveva rapporti con Diomede, che è l'eroe greco che giunse in Daunia dopo la guerra di Troia. Ora parliamo delle caratteristiche dei Dauni, in particolare le abitazioni. All'inizio i Dauni abitavano in delle capanne che erano costruite con materiali scarsi, cioè poco resistenti, come le mura in argilla e il tetto in paglia. Però poi nel IV secolo avanti Cristo i Dauni si ottimizzarono e ad esempio le mura diventarono di pietra, quindi molto più resistenti e possenti. E costruirono anche edifici pubblici. Le necropoli erano decorate da stele, che erano di forma rettangolare e raffiguravano dei disegni geometrici oppure delle scene accadute in passato. L'artigianato comprende la produzione di molti oggetti in metallo e in ceramica. In metallo come bronzetti, o carrelli come il carrello di Lucera, le punte delle lance e delle spade, oppure oggetti in ceramica come vasi, anfore, che potevano essere di colore bruno o rosso e riportavano dei disegni geometrici. Bene ragazzi, ora vi saluto e passo il microfono a Lucia. Ciao! Benvenuta Lucia! Grazie! Cos'altro sappiamo di quest'epoca? Siamo tra il 9 e l'8 secolo avanti Cristo, cioè almeno 2800 anni fa. Ce ne parlano un altro Mario, che non sono io, Mattia e Angelica. Oltre ai Dauni, la storia dell'antica Lucera ha avuto relazioni importanti con altri popoli della Campania, come gli Osci e i Sanniti, e addirittura con gli Etruschi.
ma ha avuto anche una forte influenza ellenica. Basti pensare al mitico eroe greco di Omede. Eh sì, anch'io ho l'influenza, ma da raffreddore. Direi però di fare attenzione soprattutto ai sanniti, vero Angelica? Sì, perché c'è il famoso episodio delle forche caudine, con l'umiliazione più grave mai subita dai soldati romani. Durante la seconda guerra sannitica, cioè nel 321 a.C., l'esercito romano corre in soccorso di Lucera, che i romani chiamavano Luceria. A seguito della falsa notizia secondo cui la nostra città, già alleata di Roma, era assediata dai sanniti, questi tendono una trappola ai romani, che tra le strette gole della valle Caudina sono accerchiati e sconfitti. I soldati romani sono costretti a passare sotto un gioco formato da tre lance. Una cosa orrenda! Poveri romani! Romani che nel 320 a.C. si riprendono Luceria sconfiggendo i sanniti. Luceria diventa così la prima colonia latina in Puglia. Siamo nel 314 a.C. Wow! Ora facciamo un bel salto nel tempo e nella storia di Lucera. Anzi, vari salti. Lucia, salta con me. Arriviamo all'età augustea. Siamo tra il 27 a.C. e il 14 d.C., quando diventa imperatore Ottaviano Augusto, che domina nell'impero romano. Cosa succede a Lucera? Succede che un nobile e ricco magistrato lucerino, Marco Vesilio Campo, costruisce a sue spese e sul terreno di sua proprietà l'anfiteatro augusteo. Ce lo descrive Luca, a te il microfono. Ora vi spiego come è fatto un anfiteatro. Vediamo un modellino realizzato dalla nostra amica Laura. Al centro c'era l'arena, dove i gladiatori combattevano tra di loro o contro animali feroci. Intorno all'arena c'era la cavea composta dalle gradinate, dove gli spettatori si sedevano per guardare gli spettacoli. Sotto invece c'erano i sotterranei, dove le belve feroci venivano stipate prima dei combattimenti. Sopra invece c'era il velarium, che proteggeva gli spettatori dal sole o dalla pioggia. E questo è il modello realizzato da Lara e Maria. Questo è il modello realizzato da Vincenzo e Aldo. Vicino all'arena c'erano gli spoliaria, dove i soldati feriti venivano curati, mentre quelli uccisi nei combattimenti venivano provvisoriamente riparati prima della sepoltura. Mentre i due portali principali erano gli ingressi degli spettatori. Gli anfiteatri romani erano di forma ellittica, cioè a forma ovale. L'anfiteatro di Lucera poteva ospitare fino a 15.000 persone ed era uno dei più grandi dell'Italia meridionale ed era molto simile a quello di Pozzuoli in provincia di Napoli e a quello di Italica in Spagna. Osserviamo il dipinto realizzato dal nostro amico Federico. Questo è il Colosseo o Anfiteatro Flavio, che si trova a Roma ed è l'anfiteatro più grande che è stato mai costruito. Si può dire che Lucera è stata una piccola Roma e con l'imperatore Ottaviano Augusto diventa una colonia augustea, una colonia personale dell'imperatore, ad economia guidata direttamente da Roma. Praticamente una delle città più importanti dell'Italia meridionale. La seconda edizione del TG Storia sta per concludersi, ma dobbiamo presentarvi un momento tutto particolare. Lo sapete che sabato 30 aprile scorso le nostre due classi hanno fatto visita all'anfiteatro augusteo e hanno incontrato Marco Vesilio Campo in persona? Sì, infatti, tra giochi, una caccia al tesoro, laboratorio e diverse spiegazioni, hanno avuto una bellissima esperienza. Ascoltiamo alcuni nostri amici che esprimono la loro opinione al riguardo. Prego. Il 30 aprile abbiamo fatto un'uscita all'anfiteatro Augusteo di Lucera.
Ora sentiamo le opinioni di alcuni nostri amici. L'esperienza all'anfiteatro è stata molto bella perché ci hanno spiegato brevemente la storia dei romani, però abbiamo fatto anche dei giochi molto divertenti e il mio preferito è stato preparare il pane. E la mia squadra, i Flavium, cioè i gialli, hanno vinto. Per me è stata un'esperienza molto bella ed emozionante perché abbiamo ascoltato molte cose sull'antica storia dei romani e soprattutto perché abbiamo fatto dei giochi. Purtroppo la mia squadra dei Verdi ha perso ed è arrivata al terzo posto. La tua squadra in latino come si chiama? Si chiama Viridis. Questa esperienza è stata bellissima e mi sono molto divertito con i miei compagni di scuola, soprattutto con Luigi. E mi è piaciuto molto il gioco del tiro alla fune. Io ero nella squadra dei Ceruleum, ovvero i blu. Una cosa che non mi va ancora bene è che la mia squadra ha perso. Mi è molto piaciuta la gita all'anfiteatro. Ho vissuto per un giorno nell'antica Roma. Abbiamo fatto un sacco di giochi divertenti, come ad esempio il lancio del giavellotto, il lancio dei dadi e la corsa campestre, con una caccia al tesoro che la mia squadra, i Flavium, cioè i gialli, ha vinto. I miei giochi preferiti sono stati il lancio dei dadi e il lancio del giavellotto. Mi sono divertita tantissimo, è stata un'esperienza davvero bella. E per concludere le opinioni personali c'è Maria Grazia. Per me andare all'anfiteatro con la classe è stata davvero una bella esperienza. All'inizio hanno scelto quattro squadre: la gialla, dove c'ero io, che in latino si dice Flavium, la verde, che in latino si dice Viridis, la blu, che in latino si dice Ceruleum, e infine la rossa, che in latino si dice Rubrum. Dopo un po' ci hanno presentato dei personaggi che a me sono piaciuti molto, soprattutto per il loro abbigliamento. Successivamente abbiamo fatto i giochi degli antichi romani, come il lancio del dado e del pilum, cioè il giavellotto. In seguito abbiamo fatto il tiro della fune e la corsa campestre. Dopo un po' abbiamo fatto merenda, ma poi abbiamo anche impastato il pane e credo che sia stata la cosa più semplice da fare. È stata un'uscita favolosa e la rifarei volentieri. Non è finita qui. La scoperta e la conoscenza della storia dell'antica Luceria è continuata con un'altra interessante iniziativa. I romani, quando fondavano una città, c'erano delle strade principali, importanti, quindi c'era il Cardo Massimo e il Decumano Massimo. E dovete sapere che quindi anche a Luceria avevamo il Cardo Massimo, che è, diciamo, segue il tracciato corso Manfredi, via Gramsci fino a via Santa Lucia. Sabato 28 maggio, in occasione del Maggio dei Libri, le nostre classi, guidate da Walter Di Pierro, si sono recate prima al Museo di Archeologia Urbana Giuseppe Fiorelli e poi nel centro storico alla caccia di reperti di epoca romana. Non solo, anche di iscrizioni disseminate per strade e piazze di Lucera, su pietre incastonate in muri o portali d'ingresso. Abbiamo letto la storia non sui libri ma sulle pietre, è meraviglioso. E non è mancata nemmeno l'occasione per giocare. Ce ne parlano altri nostri amici. L'uscita al museo e nel centro storico è stata molto interessante e divertente, perché c'era la guida che con cura ci spiegava la storia dell'antica Lucera. Abbiamo osservato dei reperti storici e delle iscrizioni ancora visibili per le strade e le piazze di Lucera. Al Museo Civico ci hanno spiegato tante cose interessanti. Ci hanno informato che la ceramica rimane del suo colore rossastro anche dopo migliaia di anni. Poi abbiamo visto il mosaico addobbatissimo, bellissimo. Successivamente abbiamo visitato il salotto cavalli. In seguito abbiamo osservato la cucina, la stanza delle monete. Infine abbiamo visitato il piano terra con la statua di Giuseppe Fiorelli, a cui è stato intitolato il Museo di Lucera. Siamo giunti alla conclusione del nostro TG Storia, seconda edizione 2021-2022.
Grazie per averci seguito, è stato un piacere stare con voi. Con la speranza che vi siate innamorati un po' della storia, oltre che della nostra città di Lucera, vi auguriamo una buona estate e ogni bene. Auguri di tutto! Ciao ciao!